Oggi voglio farti capire perché ti basta un solo minuto al giorno per farti avere successo e farti avere quello che vuoi veramente dalla vita. Inizio col raccontarti una storia, un esperimento che è stato fatto su queste persone che sono state divise in tre gruppi e sono state messe su un campo da basket. Bene, il primo giorno tutti erano a giocare, a tirare tiri liberi, a fare canestro e non. A fine giornata sono state date istruzioni diverse ad ogni gruppo. Al gruppo A è stato detto di allenarsi un'ora al giorno per 30 giorni sui tiri liberi. Al gruppo B è stato detto di allenare la mente, di non toccare la palla, di non giocare a basket, di non scendere sul campo, semplicemente di allenare la mente, vedersi, visualizzarsi, fare canestro a ogni tiro, quindi loro allenavano la mente ogni giorno per 30 giorni. Al gruppo C invece è stato detto di non allenarsi, non pensare al basket, non toccare la palla, stare a fare altro, senza pensare minimamente al basket. E arriviamo dopo i 30 giorni, quindi vediamo i risultati. Il gruppo A, che si è allenato tutti i giorni a fare i tiri liberi per 30 giorni, per un'ora al giorno, ha migliorato rispetto ai 30 giorni precedenti del 24%, un miglioramento ottimo perché più ti alleni più migliori, questo è un dato di fatto. Il gruppo C invece, a cui è stato detto di non fare nulla, non pensare al basket, non ha fatto nessun progresso, niente allenamento, niente progresso, questo lo sappiamo. Mentre il gruppo B, questa cosa che ha fatto scioccare, ha provato che la tua mente è veramente potente, beh, semplicemente solo visualizzandosi fare canestro ogni tiro senza toccare la palla, senza allenarsi, allenando solamente la mente, è migliorata del 23% negli ultimi 30 giorni. Quindi semplicemente allenando la mente vedeva il successo, la mente ti portava ad avere quello che realmente ottenevi anche allenandoti. Hanno incrementato il 23%, solo l'1% in meno di chi si allenava ogni giorno, e questo esperimento fa capire non solo a livello del basket, ma a livello della mente in qualsiasi ambito che possa essere sportivo e non. Tu devi visualizzare il successo, devi capire quello che vuoi dalla vita e vedere quella cosa lì. Vuoi avere uno yacht da 1 milione di euro? Devi vederti, devi crederci. Se in primis tu non ci credi o non ti vedi così, stai per certo che non succederà mai. Prova ad immaginare come sarebbe il tuo giorno perfetto. Ovviamente magari non ci riuscirai in 2 secondi, ma prenditi il tuo tempo. Anche dopo aver finito questo video, riflettici, segnatelo da qualche parte. Come sarebbe il tuo giorno perfetto? Se lo puoi visualizzare, se lo puoi immaginare, beh, lo puoi creare fuori da qui. Quindi lo puoi creare nella vita reale, il tuo giorno perfetto. Il tuo giorno perfetto, da quando ti svegli a quando vai a letto, prova a visualizzarlo e quindi a crearlo. Il problema della mente, la trappola della mente di molte persone, è che la maggior parte, appunto, delle persone vede cose che non vuole dalla vita, e vedendo questo continuerà a ricevere questo. Vedendo e immaginando sempre quello che non vuoi dalla vita, beh, ti stai preparando al fallimento, ed è una cosa orribile e terribile. Tu devi immaginare il tuo giorno perfetto, devi immaginare quello che vuoi raggiungere, devi immaginare quello che vuoi. Immaginalo, visualizzalo, credici, perché se non ci credi tu, nessun altro ci potrà credere per te. Devi crederci solamente tu e lavorarci giorno dopo giorno per raggiungerlo. Basta semplicemente 1 minuto al giorno, quindi inizia lasciando un bel mi piace se il video ti è piaciuto, pensa bene a qual è il tuo giorno perfetto, lavoraci e portati da solo al successo, perché nessun altro ti potrà portare al successo se non te stesso. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi, iscriviti se ancora non l'hai fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!